avete mai affrontato più facile campagna, soldati! La gente comune vi accoglierà con fiori e sorrisi per le strade! Non vedono l'ora di spezzare le catene e diventare uomini liberi! Suona da gran cash, vivo popolo de vache, allo suone tamburriel, sorre suorte cubriel, allo suone da campana. Il 20 gennaio 1799, 30.000 soldati dell'esercito francese, inneggiando alla libertà, misero a ferro e fuoco la città di Napoli. Il re Ferdinando IV già da qualche giorno si era rifugiato in Sicilia, mentre a Napoli veniva approvata la Costituzione della Repubblica Napoletana, a cui per oltre 5 mesi e sino alla cacciata dei francesi si opposero strenuamente una larga parte del popolo, i cosiddetti Lazzari e i sanfedisti del cardinale Ruffo. Durante la Repubblica rivolte e feroci repressioni di inaudita violenza si ebbero non solo a Napoli ma anche in molti comuni dell'Irpinia. A Lauro una colonna di 500 militari francesi mise il paese a soqquadro ed incendiò la maggior parte delle abitazioni, compreso il castello normanno. Anche ad Avellino, la notte dell'ascensione del 2 maggio 1799 e per 3 giorni, la furia dei soldati francesi si abbatté sulla città e sulla popolazione, commettendo ogni tipo di violenza e sopruso. Vennero profanate chiese e monasteri e il Duomo fu completamente depredato e saccheggiato. Furono risparmiati soltanto i busti argentei di San Modestino e San Lorenzo. Ma la Repubblica non durò che pochi mesi e Ferdinando IV, l'8 luglio 1799, si riprese il regno di Napoli, allora suddiviso in 12 province. Quella di Principato Ultra aveva come capoluogo la cittadina di Montefusco, situata in una posizione dominante di una vastissima area, in cui quasi tutto era di proprietà feudale. La maggior parte degli abitanti viveva con quelle poche cose che dava un'agricoltura povera e qualche pascolo improduttivo, che a malapena erano sufficienti per soddisfare le esigenze familiari. L'arretratezza economica e la miseria endemica, aggravata dall'assenza quasi totale di vie di comunicazione, costituirono un terreno fertile per la proliferazione del brigantaggio. Tra la fine del 1700 e il primo decennio dell'Ottocento, sfruttando questi folti boschi del Terminio e del Partenio, la conca di Avellino veniva insanguinata e terrorizzata da bande di briganti, composte soprattutto da evasi di galera, disertori e non di rado anche da contadini affamati e disperati. Tra le varie bande che si distinsero per brutalità e violenza vi fu quella di Lorenzo De Feo, detto Laurenziello, nato nel 1774 a Santo Stefano del Sole. E proprio qui, nel suo comune, commise uno degli eccidi più sanguinosi e violenti della sua latitanza.
Nel mese di febbraio del 1806 una folla esultante davanti al Palazzo Reale di Napoli acclamava l'esercito francese, che aveva sgominato le truppe borboniche e insediato sul trono del regno Giuseppe Bonaparte. Il nuovo re per prima cosa volle accertarsi personalmente dello stato in cui versavano le province e poche settimane dopo il suo insediamento visitò Avellino. Qui, in questa casa nei pressi del Duomo, il re incontrò i rappresentanti locali, i quali chiesero per la città un nuovo e più prestigioso ruolo di governo. La visita si dimostrò molto efficace poiché Bonaparte nel mese di agosto del 1806 emanò una lunga serie di riforme radicali, tra cui l'abolizione dei diritti della feudalità e la soppressione degli ordini religiosi. Provvide anche a suddividere l'intero territorio del regno in 13 province, di cui quella di Principato Ultra ebbe Avellino come capoluogo, in sostituzione di Montefusco. Le riforme napoleoniche introdussero anche un consiglio provinciale, che affiancava un intendente nominato direttamente dal re, al quale era comunque riservato il vero potere. Primo intendente della nuova provincia di Principato Ultra fu nominato Jacques Mazas, comunemente noto come Giacomo Mazas. Avellino a quell'epoca aveva una popolazione di poco più di 10.000 abitanti e l'assetto urbanistico risentiva ancora di una struttura edilizia medievale, con la maggior parte delle piccole abitazioni raccolte intorno alla cattedrale. Mazas, che aveva provvisoriamente sistemato il suo ufficio nella sede vescovile, per prima cosa volle destinare a Palazzo del Governo l'ex convento dei Domenicani. Il nuovo regime napoleonico aveva abolito l'udienza generale in materia di giustizia ed aveva introdotto i tribunali civile e penale, che Mazas fece ubicare con grande enfasi in questo prestigioso palazzo, costruito un secolo prima dai principi Caracciolo. L'intendente volle rafforzare la sicurezza. Destinò questa struttura a caserma militare della Reale Gendarmeria e per la prima volta in città diede un nome a tutte le strade, facendo anche installare per ognuna di esse le indicazioni con targhe murali. Fece tagliare e rimuovere non solo tutti i pioppi che davano anche il nome all'attuale Corso Vittorio Emanuele, ma fece anche abbattere la porta monumentale seicentesca che in questo punto ostruiva lo sviluppo verso la capitale del regno. Inoltre, per consentire il collegamento con il popoloso quartiere di Via Campane, Mazas fece aprire questa nuova strada che la città ha voluto dedicargli intitolandola a suo nome. Giacomo Mazas volle anche dare ad Avellino un teatro comunale che fece costruire in Piazza dei Tribunali, sull'area di un ex monastero. Il teatro rimase attivo sino al 1925, allorquanto fu abbattuto, e sul suolo, venduto a privati, più o meno sullo stesso posto, fu costruito il palazzo che vediamo. Oggi di quel teatro rimane soltanto questa lapide, che fu scoperta al momento dell'inaugurazione avvenuta la sera del 31 maggio del 1817. Comandante militare della nuova provincia di Avellino venne nominato Léopold Sigisbert Hugo, un colonnello dell'esercito francese che con tutto il suo stato maggiore si acquartierò nei pressi del Duomo, in fondo alla strada dei Sette Dolori.
In questo palazzo si fece raggiungere dalla moglie dei suoi tre figli, tra i quali Victor, di appena 8 anni. Qui Victor Hugo visse per circa 7 mesi, durante i quali ebbe i primi insegnamenti da parte di precettori locali, prima di rientrare in Francia con la madre. Il colonnello Hugo, che era stato inviato anche per intensificare la lotta al banditismo che imperversava tra i numerosi boschi delle montagne irpine, tra il 1810 e il 1811, uno dopo l'altro, catturò la maggior parte dei capi briganti, compreso quel Lorenzo De Feo dal cui certificato di morte si apprende che aveva 37 anni quando fu giustiziato ad Avellino nel largo dei tribunali. Laurenziello, infatti, insieme ad altri 4 briganti, venne impiccato davanti alla secolare chiesa dell'Annunziata, che era situata tra Palazzo Caracciolo e Palazzo del Governo, e che nel 1938 venne abbattuta per creare questo collegamento urbanistico tra le odierne Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi. Agli inizi del XIX secolo, mentre appariva irreversibile il declino dell'arte della lana, che per 2 secoli era stata una delle industrie più fiorenti del regno, e venivano dismesse le tante ferriere situate nella Valle del Sabato, ad Avellino e nei comuni vicini fioriva la produzione artistica di armi da fuoco. Alcuni esemplari di quelle armi sono ancora oggi custoditi nelle maggiori collezioni e musei del mondo, da Napoli a Londra, da Roma a New York. Nello stesso periodo ebbe una notevole diffusione anche il commercio della neve. Sulle numerose pendici delle montagne irpine la neve veniva raccolta e ammassata in costruzioni quasi completamente interrate. Le neviere, che erano costruite completamente in pietra, generalmente di forma circolare, che talora raggiungevano anche i 20 metri di profondità, consentivano la formazione del ghiaccio e la sua conservazione sino ai mesi estivi inoltrati. Il commercio della neve assunse un rilievo economico e sociale così imponente da essere regolamentato dal comune e dato in concessione a privati. La città di Avellino ha voluto ricordare e tramandare quel fermento produttivo addirittura con l'intitolazione di una strada. Il 6 settembre del 1808 sul trono di Napoli si insediava Gioacchino Murat, che succedeva Giuseppe Bonaparte, divenuto nuovo re di Spagna. Murat avviò numerose leggi per riformare radicalmente lo Stato, ma soprattutto si prodigò per rinnovare una inconsistente rete stradale, che in Irpinia era formata quasi esclusivamente da mulattiere e tratturi accidentati, che determinavano collegamenti tra comune e comune non solo impossibili ma anche pericolosi. Ma i tempi della grande forza dirompente francese erano ormai lontani. Il Napoleone, il 18 giugno 1815, subiva la definitiva sconfitta a Waterloo. Nello stesso periodo il congresso di Vienna aveva sancito la restaurazione e definito i nuovi assetti istituzionali in Europa. Il regno di Napoli, riunito con quello di Sicilia, fu riassegnato a Ferdinando IV, che, rientrato in città con la scorta dei generali austriaci, assunse il titolo di Ferdinando I, re delle due Sicilie. Gioacchino Murat tentò di riprendersi il regno di Napoli, sbarcando a Pizzo Calabro, ma qui venne catturato dalle truppe borboniche e condannato a morte.
venne fucilato il 13 ottobre 1815. Murat lasciò una lunga serie di riforme, ed in particolare quella della costituzione del corpo degli ingegneri di ponti e strade. Responsabile del corpo fu nominato l'ingegner Luigi Oberti, che per prima cosa progettò questo ponte per semplificare il collegamento tra il Principato di Avellino e il Principato di Salerno, reso difficoltoso dalle ripide ed impraticabili sponde del torrente Fenestrelle. La realizzazione di quest'opera ardimentosa e monumentale, della lunghezza di 80 metri e 18 di altezza, apportò immediati e cospicui vantaggi sia ad Avellino che alle popolazioni residenti lungo l'unica strada che portava a Salerno. Un altro intervento dell'ingegnere Oberti che ha segnato il futuro degli avellinesi è il cimitero. Il professionista che lo progettò tra il 1818 e il 1819 volle dare al cimitero un'imponenza di luogo della memoria, dalla sacralità indissolubile, che ispirasse meditazione e raccoglimento per l'ultimo cammino, sotto il vigile sguardo di altrettanta maestosità della Chiesa. Ma la restaurazione portò con sé anche una dura repressione che ebbe come conseguenza la nascita di numerose società segrete. Quella più attiva nella cospirazione fu la Carboneria, a cui aderirono non solo intellettuali e idealisti, ma anche molti ufficiali degli alti gradi militari, tra i quali cresceva e si animava il fermento rivoluzionario. A Nola, in questo palazzo cinquecentesco dove era a distanza un reggimento della cavalleria borbonica, la notte tra il 1 e il 2 luglio del 1820, 130 soldati si ammutinarono ed insorsero contro il dispotismo borbonico, al grido di «Viva il re, viva la Costituzione!». A capo dell'insurrezione si pose il giovanissimo tenente Michele Morelli, nato 31 anni prima in Calabria, Vibo Valentia, che già a 16 anni era entrato nell'esercito napoleonico. All'iniziativa rivoluzionaria aderì anche il napoletano Giuseppe Silvati, sottotenente anch'egli giovanissimo, che come Morelli si era formato nell'esercito di Murat. La preparazione della rivolta era avvenuta in tutta segretezza per opere dell'abate Luigi Minichini, capo della Carboneria Nolana, che si aggregò agli insorti con un nutrito gruppo di volontari civili. L'intero plotone, pervaso da crescente euforia, lasciò Nola e si mise in marcia verso Avellino. Lungo il percorso i ribelli non incontrarono alcuna resistenza, ma nemmeno ebbero i consensi sperati. Solo la mattina dopo, arrivati a pochi chilometri dalla città, sulle alture del comune di Monteforte, furono raggiunti da aiuti e aggregazione di nuovi volontari pronti a marciare sul capoluogo. In città il comandante dell'esercito borbonico era l'avellinese Lorenzo De Concilii, la cui condotta fu decisiva per la riuscita dell'impresa rivoluzionaria. De Concilii, infatti, consentì agli insorti di entrare in Avellino ed essere accolti come liberatori da una folla acclamante, a cui si unirono anche reparti militari borbonici schierati nel largo dei tribunali, che proprio per quegli avvenimenti, da allora, sarà riconosciuto come Piazza della Libertà. Il giorno dopo, i promotori della rivolta e le autorità cittadine, sotto il comando di De Concilii, riuniti in questo palazzo, riconobbero e approvarono anche per Avellino la Costituzione spagnola di Cadice.
Il successo della rivolta di Avellino si propagò ben presto anche nelle altre province del regno. In pochi giorni i rivoltosi e l'intero esercito sotto il comando supremo del generale Guglielmo Pepe, insieme all'abbate Minichini, Morelli e Silvati, arrivarono a Napoli, dove una folla applaudente li accolse da vittoriosi. Finalmente, il 13 luglio, Ferdinando I giurò sulla Costituzione e decretò l'avvio delle operazioni per l'elezione del primo Parlamento. Ma non passarono che pochi mesi e con l'aiuto dell'esercito austriaco il re riprese il controllo assoluto del regno, abolì la Costituzione, sciolse il Parlamento ed avviò una severa repressione ed una crudele persecuzione nei confronti dei rivoltosi. Il generale Guglielmo Pepe si sottrasse alla cattura e continuò la lotta per la libertà fuori dal regno di Napoli, soprattutto a Torino, dove morì l'8 agosto 1855 e dove la città lo ricorda con questo monumento in suo onore. L'abate Minichini, attraverso la Spagna, fuggì negli Stati Uniti, dove la morte lo raggiunse nel 1861. I due ufficiali Morelli e Silvati, invece, dopo varie peripezie vennero catturati. Processati e condannati a morte, furono impiccati a Napoli nei pressi di Porta Capuana il 12 settembre del 1822. Ma nonostante le tragiche avventure tra oppressione e rivoluzione, la città di Avellino cresceva e si sviluppava. Il nuovo ruolo di capoluogo di provincia aveva fatto emergere la necessità di avere un'adeguata struttura carceraria, che fu realizzata tra il 1821 e il 1839 sul progetto dell'ufficio del Reale Corpo di Ponti e Strade. Un'opera nella quale per la prima volta venivano ritenuti prevalenti quei principi umanitari rispettosi dell'integrità fisica e morale dei detenuti. Le leggi ereditate da Giuseppe Bonaparte imponevano che in ogni capoluogo di provincia vi dovesse essere un istituto scolastico superiore. Ad Avellino nel 1831 venne inaugurato l'odierno Convitto Nazionale, costruito come Real Collegio per l'educazione e l'istruzione della gioventù nelle scienze e nelle arti. Con la città che cresceva aumentava anche l'esigenza di garantire la salute dei suoi abitanti. L'intendente di Avellino volle perciò far ristrutturare questo enorme palazzo situato nei pressi del Duomo per destinarlo a ospedale civile e militare, che fu inaugurato nel 1848, in un periodo in cui quasi l'intera Europa era percorsa da un anelito rivoluzionario che chiedeva la Costituzione, con moti e rivolte da Palermo a Milano, da Parigi a Vienna a Berlino. A Napoli la Costituzione fu concessa l'11 febbraio, ma non passarono che pochi mesi e l'ondivago atteggiamento di Ferdinando II portò il popolo esasperato a scendere in piazza e ad erigere barricate. L'azione di repressione fu immediata, con arresti in massa anche di coloro che erano appena sospettati di sovversione. Venne arrestato anche il deputato irpino Michele Pironti, nato a Misciano, nel territorio di Montoro, che insieme a Carlo Poerio, Nicola Nisco, Castromediano e molti altri detenuti politici furono rinchiusi nel penitenziario di Montefusco, un carcere famoso per la durezza del trattamento riservato ai prigionieri, soprattutto politici. La carcerazione della più parte di quei detenuti durò sino al 1859, quando furono esiliati e cacciati dal regno.
Ma nel 1859 gli eventi stavano velocemente precipitando e il regno di Napoli, che da oltre sei secoli aveva governato alla pari delle grandi monarchie europee, si avviava al tramonto. Sotto la spinta di un forte sentimento di unità nazionale, gran parte dell'Italia settentrionale veniva annessa al regno di Sardegna. Per dare una svolta rivoluzionaria al processo di unificazione ormai irreversibile, Giuseppe Garibaldi, con un nutrito gruppo di volontari, nella notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860 partiva dalla Liguria e pochi giorni dopo, occupata la Sicilia, ne assumeva i poteri in qualità di dittatore. In breve tempo, dopo aver sbaragliato l'esercito borbonico, risaliva la penisola e il 7 settembre 1860 entrava a Napoli da conquistatore. Tra i suoi primi provvedimenti, Garibaldi nominò governatore provvisorio della provincia di Avellino l'irpino Francesco De Santis. Nel suo delicato ruolo di governatore, De Santis curò tutta la fase di transizione del nuovo ordinamento sino al plebiscito del 21 ottobre 1860, che decretò l'annessione del Regno delle Due Sicilie al nuovo Stato, con Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Ma l'annessione al Regno d'Italia produsse tumulti, rivolte e scontri violenti in molti comuni irpini. A Monte Miletto, il 7 luglio 1861, una folla di contadini in delirio, inneggiando ai Borbone contro Vittorio Emanuele Garibaldi, assaltò il palazzo Fierimonte e trucidò tutti i suoi occupanti. Venne massacrato anche il professore avellinese Carmine Tarantino, che nominato da Garibaldi capitano della Guardia Nazionale era stato mandato a Monte Miletto proprio per sedare la rivolta. Nello stesso periodo un'analoga sommossa si ebbe anche a Montefalcione, dove i rivoltosi occuparono il municipio e si proclamarono facenti ancora parte del Regno delle Due Sicilie. La repressione del nuovo esercito italiano fu di inaudita violenza. A perlustrare le strade di Montefalcione intervennero anche i soldati ungheresi, che catturarono e massacrarono la più parte degli insorti. La rivolta era stata guidata dal contadino Vincenzo Petruzziello, che appena catturato venne trascinato a viva forza ad Avellino. Messo al muro da un improvvisato plotone di esecuzione, venne fucilato in via Campane. Nei decenni successivi all'Unità d'Italia, Avellino riaffermava e consolidava il ruolo di capoluogo di provincia. La città di commerci e industrie si andava trasformando in città di servizi. Le grandi scelte urbanistiche avviate e introdotte da Giacomo Masas e dalle riforme napoleoniche, nel tempo si sono dimostrate persistenti e decisive per l'odierno sviluppo. Ma la città continua a mantenere vivo e struggente nella memoria il ricordo di quei cinque giorni che seguirono il 2 di luglio del 1820, allorquando un manipolo di coraggiosi, inseguendo ideali di giustizia e di libertà, da qui, dal cuore di Avellino, per primi in Italia si mossero, indicando nel Regno di Napoli e fuori di esso la strada del Risorgimento.